Allora, buonasera a questa puntata di benvenuti a questa puntata di Voci Transnazionali. Siamo in compagnia di Blanca Briceño e ovviamente parliamo del Venezuela. Questa è una puntata che abbiamo registrato il giorno 6 e Blanca è qui con noi, appunto, l'abbiamo già sentita, abbiamo già sgrassata la nostra ospite prima delle elezioni presidenziali in Venezuela. Elezioni che peraltro appunto hanno avuto come risultato la riconferma di Chavez. Da allora a Blanca sono successe delle cose, però appunto io per dare un pochino un piccolo nesso di continuità volevo appunto che tu magari iniziassi questo tuo vero e proprio report dalla situazione sul Venezuela proprio partendo dalle elezioni, quello che è successo, un po' la situazione come si è consolidata. E poi sappiamo che c'è stata, poi parleremo anche di tutta quanta la questione del giuramento di Chavez e così via. A te la parola, Blanca. Ah, bene, grazie. Grazie a tutti i liberi TV ascoltatori. Vi ringrazio moltissimo di darci questa opportunità alla resistenza nazionale in Europa, resistenza propositiva non violenta, in quanto siete proprio una delle nostre voci. Sì, Gianni, io ero proprio la responsabile del seggio elettorale della sezione giurisdizionale elettorale del Venezuela nel nord Italia e al Consolato di Milano. E sinceramente ti racconto che verso le 2 del mattino avevo delle telefonate che erano collegate direttamente col comando di Enrique Capriles Radosti, dove asserivano che stavamo vincendo come opposizione al 54% e l'altro aveva 47%, e verso le 3 del mattino, un po' di più, tutte le cifre hanno iniziato ad invertirsi. Noi come Caminos de Libertad e Resistenza Propositiva, che abbiamo un programma alla radio, lì abbiamo spiegato molto bene quali erano le nostre posizioni rispetto ai risultati elettorali. Noi consideriamo che la frode elettorale nel Venezuela è imbattibile, proprio è una situazione che non si riuscirà a risolvere nelle condizioni attuali in cui giace il Consiglio Nazionale Elettorale, perché è il ministero di elezione perpetua del regime. E quindi abbiamo classificato la modalità della frode in quattro situazioni, quattro diversi aspetti. Il primo è costituzionale, per quanto non si compiono le condizioni che la Costituzione stabilisce perché sia equilibrata la conformazione della dirigenza massima di questo organismo. Il secondo livello è quello demografico, in quanto esattamente non sappiamo neanche quanti abitanti siamo, si calcola attorno ai 28 milioni, 14 milioni di votanti, però c'era un 5% che si sa che sono virtuali, per cui sono voti che appaiono, insomma, non sono veramente registrati. Siccome il meccanismo è completamente elettronico, allora c'è un terzo aspetto che è la frode tecnica ed un quarto aspetto che è la frode elettorale. In più, la modalità in cui non si riesce veramente a conteggiare è perché si fa un sorteggio e coloro che stanno ai computer sono praticamente tutti appartenenti, chi li gestisce nei seggi sono ufficialisti, e quindi ad un certo punto c'è un momento in cui, prima di fare un sorteggio per aprire delle urne e conteggiarle, loro si dovrebbe avere una bolletta con i risultati. Loro invertono questo processo e quindi, quando si fa il sorteggio, loro sanno già quali sono le urne che non saranno scrutate, e quindi lì aumentano o diminuiscono le
il numero di voti a favore o contro, eccetera. Comunque per noi è così, non solo per queste ragioni che ti dico, ma bensì c'è una problematica proprio di partitocrazia e chiamiamola di peste venezuelana rispetto ai processi elettorali, perché c'è un gruppo che si chiama Gruppo La Collina che gestisce il controllo del processo e quindi l'opposizione, che la stiamo chiamando pseudo opposizione collaborazionista, per non dire partitocrazia, hanno certificato che il processo era pulitissimo, che era perfetto e impoluto, e quindi a questo punto non hanno permesso che altri tecnici esperti in materia elettorale, tra cui per esempio cito un nome, Alfredo Vai, che è stato persino redattore della precedente legge elettorale, oltre ad essere un ingegnere specializzato in informatica e nei processi elettorali, l'ingegnere Luis Manuel Aguana e altre personalità, che erano almeno 15 persone che dicevano che c'era la frode, che bisognava fare attenzione, che non era così. Noi come gruppo Aires Ven abbiamo invitato alla messa dell'unità, alla MUT, a fare un dibattito su questo argomento, e è stato completamente rifiutato, e tutt'oggi sono poi andati a nuove elezioni, le ultime, con questa situazione, quelli di presidente di regione, e adesso dobbiamo andare a terzo processo elettorale, e questa pseudo opposizione collaborazionista non riesce ad alzare la voce di un decibelle, onde esigere come minimo insomma, qualche trasparenza, come minimo andare a guardare il registro e demograficamente come coincidono i contenuti del numero di votanti con il numero degli iscritti, eccetera, perché ci sono paesini dove ci sono più votanti che abitanti, quindi per dire veramente il regime è un regime straordinariamente forte quello nostro. Ho capito. Senti, Blanca, e quindi in qualche modo si è avuta la riconferma appunto di Chavez, però mi sembra che al momento dell'insediamento la salute non lo abbia in qualche modo sorretto, ed è successo anche lì qualcosa che da un punto di vista, per quanto riguarda i profili di legalità, ha creato insomma qualche perplessità. Ce ne vuoi parlare? Sì, volentieri, molto volentieri, perché succede con a parte che noi, onestamente, io non ti posso dire se questo personaggio è veramente vivo, morto, è malato o è sano, perché la verità della sua condizione è un sequestrato, non sappiamo di chi, ma al 90% del governo cubano, del castrismo, del castrocomunismo. Quindi non esiste un parte tecnico, medico, una giunta medica che abbia detto il signore Chavez ha la tale malattia ed è in tale condizione. Noi non abbiamo questa situazione in nessun momento, per cui personalmente sono nel gruppo delle persone che addirittura non crede che abbia nemmeno un capello, insomma, tagliato in due pezzi. Quindi deve star benissimo, non sappiamo. La cosa interessante è che la nostra Costituzione obbliga che il nuovo governo si debba insediare, in questo caso doveva insediarsi il 10 gennaio. E questa cosa non è successa, e per il 10 gennaio, insomma, lui non è arrivato nel Venezuela. Siamo stati dei giorni molto complessi dove due costituzionalisti ufficialisti asserivano che per fatti di continuità non c'era nessun problema di compiere con questo articolo della nostra Costituzione, che è molto chiaro ed esplicito. Invece
centinaia di altri costituzionalisti, più o ugualmente esperti di questi altri due, sostengono che la Costituzione è stata violata e che semplicemente c'è stata una modalità strana di autogolpe di Stato e per cui noi siamo in una condizione di totale incostituzionalità, illegalità, illegittimità, eccetera. Loro hanno risolto con una riunione del Tribunale Supremo di Giustizia, che possiamo anche lì chiamarla Suprema Cupola della Mafiosità Latinoamericana, e in questa Suprema Cupola di Mafiosità hanno deciso che sì, si poteva, e il capo ex candidato presidenziale, quello che ha accettato di aver perso le elezioni prima che fossero emessi i bollettini di constatazione cittadina, si chiamano così, e lui aveva già accettato che era stato vinto, questo signore ha detto che questa dichiarazione del Tribunale Supremo di Giustizia dava sostegno, dava pavimento, diciamo noi, usiamo questa parola, dava pavimento alla continuità di questo individuo qua, il quale però prima di partire aveva lasciato incaricato, per la prima volta aveva fatto ubbidito l'articolo costituzionale che lo obbliga a chiedere permesso all'Assemblea Nazionale per assentarsi e lasciare incaricato il vicepresidente. Secondo l'articolo della Costituzione che obbliga a presentarsi il 10 gennaio e se non è presente allora il presidente dell'Assemblea Nazionale deve assumere interinamente la presidenza e indire a 30 giorni le elezioni. Quindi siamo a 6, fra 4 giorni, al 10 febbraio sarebbero questi 10 giorni. Ovviamente questo non solamente non è successo, ma loro hanno già, con una firma elettronica o una firma falsa, dati falsi, dove appare che firma, appaiono nominati quello che era vicepresidente, adesso il ministro degli esterni, quello che era il vicepresidente precedente, adesso è praticamente che il potenziale candidato dell'ufficialismo. Entrambi questi personaggi però devo dire che sono le cose per arricchire coloro che ascoltano il programma del signor Lovari, che questi due personaggi sono assolutamente rappresentanti di prontuari giganteschi, tra cui loro c'è stata un'epoca nel Venezuela in cui dall'università centrale si lanciavano tutti i giovedì, c'erano motini, si bruciavano gomme delle macchine, pullman, eccetera. Bene, loro hanno bruciato un tir di benzina e io ogni tanto scrivo che questi due personaggi, così lodati nell'altro programma, invece sono perseguitati dal fantasma di questo uomo camionista. Cioè, è uno dei tanti crimini, perché in questo momento non c'è uno solo di loro che non abbia veramente commessi crimini al governo. Ovviamente noi salutiamo Roberto Lovari, che sicuramente ci sta seguendo, ci seguirà comunque sia. E no, volevo tanto per ricollegarmi a quello che stavi dicendo, che proprio una TM News del 4 febbraio dice, appunto, questo citando Fidel Castro, che Chavez sta meglio, sta recuperando, e qui in qualche modo ci pare che sia stato sottoposto a un quarto intervento di tumore alla zona pelvica. E quindi insomma pare che si sia in qualche modo rimettendo, e quindi si presume che possa esserci un ritorno.
Va bene, diciamo che noi venezuelani abbiamo un cuore gigantesco, siamo generosissimi, abbiamo ricevuto milioni e milioni di immigrati, tra cui coloro che oggi formano parte di tutta la cricca castrocomunista, venuti da tutti i paesi dell'America Latina e altri paesi dove erano perseguitati i comunisti da allora. E quindi sarà benvenuto dalla sua gente. Nessuno desidera, insomma, io personalmente l'altro giorno mi hanno chiesto se lo odiavo, ho detto veramente no, non odio nessuno. È un grande avversario, mi piacerebbe tenerlo ad occhio. Anch'io saluto, colgo l'occasione per salutare Roberto Lovari. E per dire che ho già chiesto 2 volte uno spazio di replica a Radio Radicale su quei minuti che lui fa su Venezuela, solo per arricchire, cioè approfondire un po' di più, perché credo che lui non viva là e non abbia familiare lì, quindi la sua informazione forse dipende solo da Telesur. Ho Comunque, capito. se torna entro il 10, allora. Insomma, dovranno indire elezioni. Tanto chiunque si presenti, Gianni, non perderà perché il meccanismo della frode elettorale è tecnico, è elettronico, è costituzionale ed è demografico ed è molto ben innescato, organizzato dal G2 cubano, per cui insomma. Sì, no, ma infatti, peraltro, proprio in questa, diciamo, news, appunto, che ti ho letto prima, si specifica che praticamente Castro in qualche modo è riconoscente a Chavez di essere stato in qualche modo di aver creato la comunità degli stati dell'America Latina, dei Caraibi, CELAC, di cui appunto Cuba, proprio Cuba, ha appena assunto la presidenza di turno. Quindi, insomma. Sì, bene, sì, diciamo che su questo tema della CELAC ci sono posizioni molto scontrate. La mia molto personale è quella che onestamente mi auguro che abbia la fine che hanno avuto tanti altri organismi, che è quello di non funzionare nulla a null'altro se non ad essere una cinghia di trasmissione per andare ad inarbolare il castrocomunismo. Difatti, in 2 tendenze apparentemente che si potrebbero chiamare in Italia di destra e sinistra, questa nuvola di destra e sinistra nell'America Latina è un po' speculare ed invertita. Il Cile, per esempio, che è un governo dichiaratamente di destra, ha sostenuto questa presidenza di Fidel, di Raúl Castro, che tra l'altro non è Rafael Castro, come è stato detto nella trasmissione, perché se è Rafael allora è Correa, e non si capisce chi ha parlato ha detto, e se è Castro allora è Raúl, loro onestamente l'hanno nominato perché la verità. Allora, io in questa trasmissione mi permetto di cogliere l'occasione che mi dai di dire una verità perché pratico il satyagraha sul mio paese. Loro hanno convocato 33 paesi che hanno assistito, tranne Canada, perché non fanno parte il Canada e gli Stati Uniti, e questi sicuramente si sono presentati. Perché semplicemente vanno a capire quanti soldi riceverà. Cioè, ci sono le quote del petrolio venezuelano che va a sostenere questi paesi perché rappresentano un voto qua, un voto al Mercosur, un voto all'OEA, un voto nelle Nazioni Unite, e quindi sicuramente non c'è nessuna difficoltà di non solo essere presenti, di godersi i soldi che potrebbero servire perché i bambini venezuelani non abbiano situazioni drammatiche quando nascono e li mettano per terra perché le adolescenti partorienti non devono partorire per strada, perché chiunque ha bisogno di un siero, di una flebo, possa trovare le sostanze chimiche necessarie in un ospedale per essere curato. No,
vanno ai grandi eventi di questi personaggi qua. Per cui, diciamo, che un'opinione contraria è molto interessante quella dell'ambasciatore, ex ambasciatore Victor Rodriguez Sedeño, che considera invece che è un organismo importante, che potrà, insomma, radunare i paesi latinoamericani per prendere decisioni anche a livello economico nell'area. Fino ad ora, da quando esiste, questo non è mai successo. Si portano grandi quantità di soldi a tutti i paesi, il onestissimo e mega etico, come lo chiamano qui, il presidente dell'Uruguay ha riconosciuto che lui era andato via, era andato lì per capire, insomma, quale quota economica gli apparteneva, insomma, se era il Venezuela desiderebbe. Ed è solo questo compravendita di coscienze, in questo livello di corruzione altissimo, dove la gente muore, continua a morire, e questo né alla pseudo opposizione collaborazionista e tantomeno alla gerarchia del disgoverno e della dittatura oramai venezuelana interessa. Ho capito. Senti, Blanca, tu volevi parlarci anche di carcere, mi sbaglio? Di carceri? Ah, di carcere? Ah, beh, sì, sicuramente. Guarda, questa è una cosa che la condizione del carcere è veramente quasi che insostenibile. L'ultimo successo è stato pochi giorni fa, gli ultimi due. Allora, il penultimo fu al carcere di Uribana, dove sono stati, secondo il commissionato delle Nazioni Unite, dice che 85 morti, secondo invece, adesso ti sto cercando, secondo invece gli stessi carcerati, sono più di un centinaio, e il carcere venezuelano è curioso perché sicuramente hanno capacità i nostri carceri per 16.000 persone, ed in questo momento ci sono registrati 48.000 prigionieri, per cui il livello di invibilità è altissimo, ovviamente con tutta la situazione di totale violabilità, cioè di nessun diritto umano rispettato. Questa gente in più un 90% sono maschi, sono 10% donne, e poi sono giovanissimi, che hanno dentro i carceri, si creano dei sistemi e meccanismi di potere molto curiosi, importanti. Il rapporto con l'esterno in questa maniera qua. La ministro per le carceri, che si chiama così, che da noi si conosce come Fosforito, che vuol dire il Cerinino, perché è una che ha preso a pugni chiunque, insomma, prende a pugni i giornalisti, prende a pugni chiunque gli stia davanti, lei Fosforito, insomma. Arriva a un carcere e si va, visita un particolare cella, si siede nel letto, chiacchiera con loro, eccetera, no? Quando improvvisamente però lei esce, due giorni dopo esplodono, o qualche giorno prima che lei arrivi, esplodono delle vere battaglie, sono vere azioni di guerriglia, dove i carcerati sono armati, a volte trattengono, se nei giorni in cui hanno la visita, sequestrano i familiari, li tengono lì dentro, vanno sui tetti e allora fanno i tendoni sui tetti, eccetera, eccetera, da lì sparano con armi molto moderne, perché ovviamente un terrorismo di Stato non lo, e 15 milioni di armamenti, come mi avete sentito dire in diversi altri convegni
di radicali italiani e del PRNPT, 15 milioni di armi servono per stabilire un molto ben distribuito terrorismo di Stato, onde seminare il terrore, perché tra terrore, paura e bugia e la menzogna, questi sono e la quarta gamba del tavolo e la pseudo opposizione collaborazionista e il regime va avanti. Ti dico che è stata una matanza talmente mostruosa che, insomma, tra le foto più visibili è un corpo con accanto la testa tagliata, non sa. Poi lì hanno animali, loro a volte hanno casino, c'è una prigione a Margherita dove c'è persino una piscina, in questa di Uribana hanno un campo di football. E secondo questo uomo che è in prigione per omicidio, io vorrei leggerti le sue parole, perché lui dice che lui è sopravvissuto a questa matanza e dice che erano stesi sul campo di football e improvvisamente hanno iniziato a sparare anche su di loro. Lui si è salvato perché era nella zona dove vanno a visitare i pastori protestanti. Dice che almeno 2200 interni erano nudi, messi supini su questo campo del football. Dice: ci hanno colpito, queste sono le sue parole tra virgolette, è sparato all'aria. Hanno cominciato a sparare contro di noi, hanno lanciato almeno 50 granate, era un'extra generazione, il fumo ci asfissiava. Là dall'altra parte c'erano le nostre madri, le sorelle, le donne, le nostre famiglie che ci volevano dare sostegno. Lui asserisce, lui si chiama El Gordo ed è per un omicidio, cioè, i morti oltrepassano la cifra di 100. Il venerdì alle 4 di pomeriggio noi abbiamo contato 92. Poi lui stesso dice: abbiamo bisogno che ci garantiscano i nostri diritti umani, il sostegno dei nostri familiari e l'attenzione del Ministero Pubblico. Abbiamo bisogno che il Paese sappia ciò che è successo ad Uribana, qua c'è stata una strage ed è una bugia che siamo stati noi che abbiamo iniziato. Quindi tu capisci che quando hai armi così sofisticate dentro, chi li può passare se non l'esercito? Cioè, chi li può portare lì dentro se non la stessa guardia penitenziaria? Cioè, il livello di corruzione è talmente alto in quel paese lì che io penso che neanche il genio di Jorge Luis Borges riesce a descrivere o descrivere pallidamente la realtà del nostro paese. Poi, 3 giorni fa, invece, c'è stato un altro motino in un altro carcere che si chiama La Planta a Caracas, e siccome sparano su migliaia e migliaia di pallottole, cose del genere, ebbene, hanno ucciso un signore che e dormiva a casa sua, insomma, un vicino, e si è saputo qua in Italia perché questo signore era il papà di un giocatore venezuelano di basketball molto noto nella NBC, quindi questo ha fatto sì che si sapesse. Ora io ti dico il numero di morti in ciò che va dell'anno 2013 è 562 nei carceri. Il 2012, secondo il governo, era chiuso con 560. Comunque non esiste. È una bella situazione, abbastanza problematica. Blanca, siamo già quasi in chiusura. Io ti vorrei chiedere di commentare soltanto un'ultima informazione, che una notizia che ho trovato, appunto, che riguarda praticamente proprio il 4, pare che ci siano stati migliaia di venezuelani chavisti che praticamente hanno festeggiato il 21esimo anniversario del fallito colpo di Stato che Chavez provò contro Perez, se non sbaglio, per quale poi si fece anche della prigione.
E quindi, insomma, c'è stato tanto per fare un piccolo filo con il carcere. Ci sta ancora, insomma, chi, nonostante sia assente Chavez, ricorda e commemora. Bene, beh, lui l'ha praticamente portato il 4 febbraio dell'allora 1992 ad un festeggiamento nazionale. L'anno scorso ha fatto anche una sfilata militare, e sicuramente, diciamo, in un problema che, diciamo, è anche, dirò una parola che forse non è molto usata tra i radicali, o forse sì, però è anche un problema spirituale, insomma, dove c'è una idolatria totale verso questo individuo. Tutte queste celebrazioni che commemorano le sue misfatte antidemocratiche, dove comunque ha sempre lasciato cadaveri estesi per terra, perché non è che li ha fatti e non ha occasionato danni, li celebrano con grande, sì, carnevale, insomma. Volevo dire questo, fare una notazione, perché appunto gli ascoltatori dell'America Latina di Radio Radicali approfondiscano questa informazione, ed è che il 23 gennaio è una data molto importante, perché si celebra la caduta della dittatura di Marco Pérez Jiménez. Ed è sempre stato un grande movimento anche di strada, di democrazia, non violenza, libertà. Quest'anno la stessa tavolo dell'unità, quindi la stessa pseudo opposizione collaborazionista, l'aveva convocata e poi l'aveva sospesa. Per cui non è vero che c'erano quattro gatti alla convocatoria di questa marcia. No, semplicemente si sono poi radunati in un posto sportivo nell'est della città, dove sono arrivati le orde ufficialisti e hanno colpito e ferito, attaccato questa gente qua, perché non sanno fare altro, diciamo. Ieri hanno ucciso, adesso stanno, e questa è una denuncia che colgo l'occasione di farla da qui, stanno uccidendo e colpendo personalità dell'opposizione, tra cui deputati, due o tre deputati dell'opposizione, e hanno ucciso il figlio di Claudio Fermin, che è stato un connotato sindaco di Azione Democratica, e niente, sono, per noi sono crimini mirati, perché... E Blanca, dobbiamo andare in chiusura, perché okay, siamo fatti già i nostri 30 minuti. Senti Blanca, noi ovviamente ci risentiremo e ci aggiornerai su questa vicenda. Penso che ci saranno delle novità anche a breve. Vedremo un po' se ci sarà questo ritorno di Chavez, o quello, insomma, comunque sia, come si evolverà la situazione. Per il momento ovviamente ti ringraziamo di questo tuo report dalla situazione in Venezuela, e ti diamo appuntamento ovviamente su Liberi.tv. Grazie ancora. Beh, grazie a te, grazie a voi, e vivano i radicali. Ok, grazie, ciao. Ciao.